ero solo in farmacia, è entrato, ci ha sentito aprire la porta, sono venuto da dietro e lui da qui, dalla parte posteriore, è entrato e mi ha aggredito e mi ha fatto aprire la cassa con una cosa appuntita che mi ha puntato dietro la nuca. Aggredito alle spalle, poi minacciato con un oggetto affilato da un bandito a volto coperto pochi minuti prima della chiusura. Un assalto alla farmacia Santissima Annunziata di Arezzo. Erano le 19 quando il farmacista si è trovato un uomo alle spalle che bruscamente gli ha intimato di prendere i soldi dalla cassa. Apri la cassa, dammi i soldi. Ho aperto la cassa. Io ho preso questi soldi qui più grossi e lui ha preso quegli altri da 20. È scappato. Il rapinatore si è dato alla fuga con un bottino di circa 700 euro. L'ho coperto, travisato con una sciarpa, credo io, celeste, di colore celeste, e occhiali da sole neri, quindi irriconoscibile. Sciarpa ed occhiali sono stati trovati poco lontano dalla farmacia. Perché un signore ha visto che l'ha buttati in un giardino qui, in una casa qui di fronte. Sull'episodio sta indagando la polizia al vaglio degli investigatori e anche le telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all'identità del malvivente. Lì per lì è talmente una cosa che non ti aspetti, veloce, che non c'è neanche il tempo di pensare. Dopo ovviamente ti viene un po' di tachicardia, scarica adrenalinica, soprattutto dopo qualche ora, ecco, quindi mal di gambe, però la cosa veloce, cioè lì per lì non c'è il tempo di aver paura.